direttore di questa pratica già avviato. Quindi va riconosciuto che la situazione che si sta concludendo felicemente è iniziata prima, ed è giusto riconoscere che è iniziata prima, non vantare meriti. Sono quello di aver cercato di dare ovviamente la mano in questa fase molto delicata, quindi nella presentazione e quant'altro. Siamo contenti che i lavori sono iniziati, sono a buon punto, mentre il primo pietra si sono lasciati il primo solaio, quindi sono vedere. Si sollevava prima dicendo che ogni step si poteva fare anche a progetto, per cui magari può essere un'occasione così di trovarsi anche di tenere tanti di qua. La cosa importante per la comunità, dico comunità perché non è per voi, qui il servizio che questo centro offre è per almeno il 60% per persone che vivono fuori borgo, e questo lo sottolineo con forza perché è sempre messa in discussione la questione borgo e paesini, perché questo è il capoluogo, il centro di servizio, ospitiamo tutti volentieri e della comunità, questo ci tengo a sottolinearlo, è l'unico passaggio forse un po' politico che premeva a fare. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie per l'ospitalità e buon lavoro ovviamente alla ditta impegnata, che ringrazio per l'operato e vedo che i lavori vanno avanti velocemente. Grazie. Come Valciugana Sport noi contiamo molto, ma molto sulla realizzazione del stelo, perché probabilmente ci consente di fare un salto di qualità importante proprio nella possibilità di offrire un servizio completo. Poi si aggiungerà la piscina da parte della comunità e il secondo impianto sportivo, il campo sintetico, che completa poi il disegno di quello che dovrebbe diventare, come accennava Michele, la cittadella dello sport. Quindi la qualità poi spetterà a noi riuscire ad elevare il livello della qualità del servizio offerto, però questo è un passaggio sicuramente molto molto importante, proprio come osservava anche il sindaco, non tanto per la comunità di Borgo quanto per la valle, cioè per la possibilità di sviluppo del territorio in maniera completa, insomma. Ecco, questo quindi ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa, l'assessore, la provincia, Michele e l'amministrazione comunale, perché ritengo che questo vada nella direzione giusta proprio per lo sviluppo del territorio. Poche parole solo per dire il perché, ovviamente da parte del governo provinciale, del mio assessorato ha dato una risposta affermativa alla richiesta che mi chiede a Trento, anche perché credo fortemente in questo. Credo perché sono forme, direi, che hanno qualcosa diverso rispetto alle altre forme, alle altre strutture ricettive, ma perché in questo caso proprio legate al mondo sportivo. Il mondo sportivo è un veicolo per noi importante, per il nostro territorio, voi avete già dimostrato in passato e sono sicuro, sempre più in futuro, quando questa parte del territorio del Comune di Borgo, ma come evidenziato, è il sindaco della comunità, della nostra cittadina, cioè, e oggi sempre più, la necessità di pianificare e progettare sicuramente su estensione più ampia rispetto a quello che è stato fatto in passato, anche perché i costi di realizzazione sono minori, ma i costi di gestione poi gravitano sulle spalle di tutti noi, di tutti i cittadini. E sarà una struttura che darà risposte significative, sia in termini sportivi, in termini turistici, in termini occupazionali. E non va dimenticato che qui c'è la possibilità ovviamente di dare occupazione a qualche giovane che cerca di lavoro, soprattutto in questi momenti. E la struttura che sta per essere realizzata sarà una struttura moderna che potrà ospitare non tanto quelli che si pensava in passato, si utilizza gli ostelli, sono delle persone che sono disattenti, assolutamente no, oggi dagli studi che noi abbiamo, cosa che abbiamo fatto anche per altri ostelli che abbiamo finanziato e che altri sono in fase di finanziamento, viene utilizzata soprattutto da persone che vogliono disintossicarsi da quelle che sono, direi, le regole quotidiane, sia del mondo del lavoro che di altri momenti della nostra giornata lavorativa e non solo. E questo credo che è veramente un segnale di attenzione, che può attirare anche, direi, la simpatia di tante persone che magari sono nel Chiesino, sono nella zona dell'Evico, sono in altre zone,
trovano invece in questa struttura qualcosa di utile proprio per loro, per loro, per quei servizi che loro chiedono. Questo è importante, importante è la gestione, quella sì, perché la gestione dell'ostello è una gestione particolare. Qui necessita un gestore che abbia quella che è oggi una necessità, che è la creatività, perché c'è la necessità di creare, di valorizzarlo, di farlo sentire veramente una struttura simile a tante altre strutture di cittadini, questo sono certo, poi voi avete veramente dato già un segnale di comprovata esperienza anche dal punto di vista creativo, sia per eventi sportivi, non per eventi sportivi, grazie a quello dico, al lavoro di Michele, anni che produce con lui una grande condivisione, quelli sono stati i suoi progetti, le sue iniziative, che non sono tanto dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo. E poi l'utilizzo di questa struttura, che è il secondo campo in erba sintetica, con la piscina, e avete un appuntamento l'anno prossimo, non so se sarà pronto o meno, però tanto sindaco, quel giorno ci vedremo, perché a Borgo avrai un momento importante. Riguarda la settimana del colore e il ciclismo, e questo credo che è il suggello di questa iniziativa che è stata voluta fortemente dal mondo sportivo. E quando a me si parla di mondo dello sport, il cuore mi si apre, non si chiude, perché io provengo dal mondo dello sport e non posso non trasferirlo anche nella mia azione, sia politica che amministrativa, quando anche si tocca con mano, cioè la forza del volontariato. Dobbiamo dirlo ai cartini, è una linfa straordinaria che ci auguriamo che anche i nostri giovani naturalmente la portino avanti, e queste strutture saranno il loro vantaggio. Per questo credo che la disponibilità è stata data per questo motivo, ma soprattutto anche verso un territorio che c'era la necessità, non è che abbiamo detto, la necessità c'era, è una necessità che oggi è stata esercitata.